Eccoci di nuovo assieme per l'appuntamento con Telebelluna Agenda. Vediamo qualche attività, leggiamo assieme qualche iniziativa per giovedì 5 settembre. Cominciamo parlando del corso dal titolo Diventa operatore sociosanitario, un percorso formativo a riconoscimento regionale che viene proposto dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese e che è, come sapete, è un'attività, un organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto. Questo corso prevede 480 ore in aula e 520 di tirocinio nelle strutture partner della realtà di questo circolo. E vedrà appunto la partecipazione di 30 disoccupati e occupati maggiorenni in possesso del diploma di licenza media. Le iscrizioni si possono effettuare fino al 27 settembre prossimo. Il corso prenderà avvio in autunno e si terrà nelle sedi di Feltre e di Pieve di Cadore. Per maggiori informazioni vi invito a rivolgervi al sito www.circoloculturaestampabellunese.it. Andiamo avanti con l'attività perché vi parlo adesso di una proposta culturale. C'è tempo anche nella giornata di giovedì 5 settembre per far visita alla mostra Altri Dardi, una mostra che si trova al Forte di Montericco a Pieve di Cadore, incentrata sulla tempesta Vaia e Tiziano contemporaneo. Tale mostra resterà aperta al pubblico fino al 27 ottobre prossimo. Ed ora vediamo ad un'anticipazione per venerdì 6 settembre. In questa fine estate il Comune di Borgo Valbelluna, la Biblioteca di Tricchiana e la Corale Zumellese propongono un evento dedicato alla buona musica all'interno della rassegna Concerti nel Borgo, estendendo a tutto il borgo il tradizionale appuntamento che da molti anni veniva organizzato nel Comune di Tricchiana. Per questa seconda serata della rassegna, ossia venerdì 6 settembre, con inizio alle ore 20:30, l'appuntamento è previsto a Cesana, nel cortile del Palazzo Pretorio, con un concerto di musica jazz. Si ascolterà la straordinaria voce di Enrica Bacchia, accompagnata alla chitarra a sette corde da Massimo Zemolin. Nel caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà nel Palazzo Nuovo dell'Oratorio a Lentiai. L'appuntamento a carattere libero, la popolazione è invitata a prendervi parte. Noi abbiamo terminato anche per oggi il nostro momento dedicato all'agenda di Telebelluno. Come sempre vi ricordo che se anche voi desiderate rendere note delle attività, delle iniziative, potete farlo mandando una mail all'indirizzo promo@telebelluno.it, ricordandovi di indicare anche un vostro contatto telefonico, oppure potete chiamare direttamente la redazione di Telebelluno. Arrivederci!